Perpignan, nella Catalogna francese. Qui in tre giorni si sono consumati i mondiali indoor di tiro con l'arco. Verso bersagli posti a 25 metri, gli atleti del compound. L'arco con puleggio è protagonista in America, dove esistono arcieri professionisti e solo da qualche anno arrivato in Europa. Un attrezzo dotato di un sofisticato sistema di mira che richiede grande sensibilità e con il quale, in competizioni come questa, il 10, ovvero il centro, diventa quasi un obbligo. Sette uomini e 22 donne si sono battuti per i 16 posti della finale in due serie da 60 frecce ciascuna. Tra loro sei azzurri, Ambrogini, Marelli e Plebani nel maschile, Palazzini, Ceriotti e Mattia tra le donne. Quattro di loro, sin dalle prime volée, si sono inseriti nel gruppo dei possibili finalisti. Plebani tra gli uomini è quello che patisce problemi. Ambrogiani e Marelli viaggiano invece su una media superiore ai 29 punti per volée, vicini al massimo possibile ai tre americani, Wild, Etheridge e Despart, tutti ex professionisti. Tra le donne, Fabiola Palazzini nella prima serie e seconda solo all'americana Dora. Le sue frecce sono 31 volte nel 10, 20 volte nel 9. Ottava la Ceriotti, 19esima Floriana Mattia. Azzurri tra i primi 16 è Vella, il tecnico azzurro del compound, che soddisfatto ci aiuta a capire le difficoltà del trovare il centro del bersaglio. Bisogna essere veramente molto molto sensibili, cioè sentire quelle sensazioni che danno la sicurezza, questo dal loro modo di controllare qualsiasi piccolo errore o capire subito dove intervenire quando anziché il 10 e il 9, perché qui il livello della competizione è talmente alto che quando si fa il 9 è un punto perso, non è un 9, vabbè ho fatto 9, cioè qui proprio il punto è perso. Segue a tirare e a sorprendere è l'americano Dee Wild. Sembra non poter sbagliare e nonostante debba riregolare il sistema di mira spostato accidentalmente, infila una serie impressionante di centri. Farà con 595 su 600 il nuovo record mondiale. Marelli è attorno alla sesta posizione, Ambrogiani risale sempre più dalla quindicesima. Tra le donne, fuori dai 16, è solo Floriana Mattia. Fine tiri con la 1169 Ambrogiani stabilisce il nuovo primato italiano ed è settimo.
A Claudio Marelli spetta invece uno spareggio con il finlandese Siivon per il decimo posto. Un barrage da perdere, perché altrimenti in finale i due azzurri si troverebbero uno contro l'altro. Claudio Marelli mette una freccia fuori ed il problema si risolve. Loro sono l'uno settimo e l'altro undicesimo, ambedue in finale, come sia la Palazzini che la Ceriotti. Speriamo in bene. Domenica sarà la giornata decisiva. Grazie. Tiro con l'arco è un tiro contro se stessi. In quel momento dovrò tirare meglio del mio solito. Perché dal momento che tu guardi nell'altro paglione sei condizionato. Se lui ha già tirato le sue tre frecce, ha fatto magari un 9, te guardandolo potresti essere un pochino rincuorato, potresti prendere con leggerezza e fare magari un 8, ecco. E fino all'ultima freccia non è deciso niente. Il giorno successivo a dover affrontare le eliminatorie sono gli arcieri dello stile libero, l'arco olimpico. Solo 16 posti per 58 uomini e 50 donne, e per conquistarne uno ci si deve battere con i migliori arcieri del mondo. Esclusi i coreani, ci sono infatti tutti, compreso Sébastien Flut, il francese campione olimpico di Barcellona. Gli italiani, rivolta a parenti e frangilli, non possono sbagliare nulla. Per qualificarsi dovranno tirare al massimo, sfiorare ognuno il proprio primato personale. Per ore si inseguono le giuste sensazioni, si cerca di ricomporre per ogni freccia lo schema che ha come frutto il centro. Ci si concentra ascoltando l'arco, sentendone i suoni e le risposte, i messaggi che vibrando invia a chi è in grado di tradurli per migliorare il tiro, per aggiustare la mira del millimetro che serve. Tra le donne, solo Maria Rachele Testa sembra in grado di entrare nei 16. Né la Romoli né la Fantato riescono a tenere infatti il ritmo impressionante della gara, e questo nonostante sbaglino poco, pochissimo. Magnus Pettersson, svedese giovanissimo, è il leader della classifica, tira su punteggi da primato. Parenti non è molto lontano da lui e rivolta recupera un inizio non perfetto. I see you turn the world in your hands. Just let it go. I've loved you better than anyone else. Doesn't it show? I centri non mancano. In questa prima serie a 25 metri la media per non perdere posti in classifica è quella del 29. Basta mettere 2-9 ed un solo 10 per scendere di 2-3 posizioni. Un gioco consumato quindi con grande tensione, dal quale ben presto esce il giovane Frangilli. Paga in parte lo scotto della prima grande esperienza internazionale, come accade per la Romoli e la Fantato. Trust in me. Don't make it easy, I don't mind. There's something I can do. And just try to see what you see. And I'll be there for you. Been standing at the window day and night. Tell me what you see. Peterson con 593 punti stabilisce il record mondiale, chiudendo una prima serie durissima. Per gli italiani è record nazionale di squadra. Parenti undicesimo, tredicesimo rivolta, 47esimo Frangilli. Meglio di così non si era mai fatto in Italia. No, abbiamo fatto il nuovo record italiano, siamo decisamente molto contenti. Alessandro, che era partito molto male, ha recuperato molto bene, adesso è nei primi 10. Io ho fatto il mio record personale, perciò più di così non potevo sicuramente fare. Alle Frangilli, Michele, la prima esperienza, ha pagato un po'
giusto appunto questa cosa nuova per lui, però si è comportato decisamente molto bene. Siamo tutti quanti contenti veramente, sì. E adesso i 18 metri, meglio o peggio? 18 metri per me ripartire è sempre stata una cosa un po' strana. Per fortuna qua ci sono le fasce di riscaldamento prima di cominciare. Speriamo di fare una cosa almeno simile. E quello che si vede da fuori è che il bersaglio è più vicino. Da dentro cosa cambia? Da dentro cambia che il bersaglio sia più vicino, ma il 10 è molto più piccolo. E con le frecce grosse come tiriamo noi, sai, basta solo un contatto tra una freccia e l'altra che può farti dal 9 fino al 7. Perciò bisogna tirare decisamente molto bene, piantare le frecce dritte dritte proprio, e con la tensione che c'è in questa prova il livello è molto molto alto, i primi sono tutti attaccati, sarà difficile ma siamo qui per questo, non molleremo fino alla fine. Bersaglio più vicino ma più piccolo, e si torna ad inseguire vibrazioni. Più bravo a coglierle tra gli azzurri sembra essere Andrea Parenti, che riesce a mantenere posizioni di vertice e lo fa con medie incredibili. Ad accusare la tensione è invece Alessandro Rivolta. Lui, probabilmente anche più in forma di Parenti, sbaglia di quel pochissimo che a questi livelli costa come in nessun'altra competizione. Si arriva in fondo e per un solo punto neppure Maria Rachele Testa riesce a entrare nei 16. Un po' quello che accade a Rivolta tra gli uomini. Parenti settimo è l'unico italiano in finale, Rivolta fuori per un solo 8. È una cosa molto sottile e difficile da dire, perdi un po' di sensibilità muscolare, diciamo che vai più o meno in palla, ecco, e lì è sufficiente perdere qualche punto per perdere la partita. Perdere ai mondiali è un accio, basta perdere qualche punto, perdi il gioco, insomma. Ci vuol poco ad uscire dal centro, ancor meno ad essere fuori dalla finale, dover smontare l'arco, scoprendo di aver finito la corsa. Domenica è giorno dei finali, si comincia con il compound, scontri diretti consumati in sole 5 volée da 3 frecce ciascuna. Una manciata di minuti per restare o uscire, scontri senza appello in cui a patire la prima sconfitta è Carmen Ceriotti. 136 punti contro i 138 della svedese Nelson. Passa invece il turno Fabiola Palazzini, per 137 a 135 batte l'inglese Simpson. Per Ambrogiani le prime frecce sono le più difficili, ma opposto alla finlandese Simonon riesce a far valere il suo pur non eccelso 146 sfruttando un errore commesso dall'avversario nella seconda volée. Più duro il confronto di Marelli con il danese Eriksen. Sempre sopra le prime tre volée il milanese sbaglia nella quarta, 116 a 116 parità. Con le ultime tre Marelli riesce però a passare il turno per 145 a 144. Senza storia, il confronto nei quarti tra la Palazzini e l'americana Lowe, che è sempre in vantaggio, si impone sfruttando due errori dell'italiana, fuori per 134 a 142. Sempre nei quarti, Ambrogiani e Marelli pagano anch'essi la supremazia americana. Gli statunitensi Hetridge e Despert li battono, ma per Marelli è una sconfitta che il distacco di un solo punto rende dura da digerire.
Fare 8 con un compound è un errore, che significa sbagliare? Sbagliare significa nell'attimo della verità pensare a qualcos'altro, significa non essere concentrati nel millesimo di secondo della verità, magari esserlo subito prima e in quel secondo scappare col pensiero, è andato così. Dove eri scappato? Lontano. La 17enne Lou, figlia d'arte che aveva battuto la nostra Palazzini, si laurea campionessa del mondo, battendo la connazionale Doran. Il titolo maschile va ad un altro americano, Kirk Hetridge, che per 149 a 142 supera il danese Lassen, confermando la supremazia statunitense nel compound. Nella finale dello stile libero è tutto per Sébastien Flut, campione mondiale ed olimpico che sarà avversario dell'unico italiano in finale, Andrea Parenti. Sono 2.29. Flut guadagna un punto nella seconda volée, due nella terza, in cui Parenti strappa un 8. Un altro punto in quella successiva. Gli errori sulla linea di tiro di un mondiale si pagano immediatamente ed in contanti. Per 143 a 147 l'Italia è fuori dal mondiale. Questa differenza di 4 punti in meno rispetto a Flut. Questo è quello che si vede, quello che non si vede? Ma quello che non si vede non è molto diverso. Cioè, ho cercato di fluidificare il più possibile per non rimanere intrappolato in tensioni muscolari o altre cose del genere, anche tensioni mentali, ma ho fluidificato troppo. I 9 l'ho tirato io. L'8 mi è rimasto tutto sulle dita, quell'8 poteva essere un 9, era un punto in più, non era una grandissima differenza. Ho tirato abbastanza male, purtroppo è così, mi ha battuto, è bravo, però io ho tirato veramente male. Per il primo posto nel femminile, lo scontro tra l'americana O'Donnell e la moldava Valeeva arriva allo spareggio. 3 frecce in cui la O'Donnell paga per stanchezza e la Valeeva riscuote per determinazione. Tra gli uomini, con grande delusione dei francesi, manca Flut, eliminato in semifinale da Metrofanov, il russo che in finale affronta e supera il cinese di Taipei, Zhongwu. La sua è forse la vittoria più bella del mondiale, un successo ottenuto con una tensione mai calata ed in qualche modo sorprendente, soprattutto per i francesi.